Buongiorno a tutti, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è martedì 20 marzo, benvenuti. Oggi facciamo un piccolo riepilogo di quello che succederà nei prossimi giorni nella nostra città e partiamo subito, velocissimamente, con il primo collegamento di oggi. Ci colleghiamo con Nolo, quel posto mistico ormai che c'è appunto a nord di Loreto, perché andiamo a parlare del Festival di San Nolo che partirà settimana prossima e che questa sera invece vedrà la conferenza stampa di presentazione. Ci colleghiamo in questo istante con Lorenzo Campagnari. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno, buongiorno. Mi fa molto ridere che tutta questa cosa messa in fila sembra abbia un senso, in realtà è follia pura, lo sappiamo. Beh, insomma, una follia che però arriva alla, diciamo, cos'è la seconda o terza edizione? Come la Questa è calcolate? la terza, Terza questa è la edizione, terza, è la tutto, ok. terza. Terza edizione, e insomma, questa sera la presentazione ufficiale. Dacci qualcosina in anteprima, visto che siamo media partner del festival, regalaci qualche Assolutamente. sorpresa, dai. Assolutamente. Allora, intanto sì, questa follia è una follia che cresce di anno in anno e coinvolge più soggetti e più, come dire, scenari, che sembravano irraggiungibili fino a qualche tempo fa. Allora, diciamo che parte questa 3 giorni dove al centro c'è una vera e propria competizione canora, quindi ci sono state più di 105 iscrizioni con brani inediti e si esibiranno 20 che abbiamo selezionato con una commissione e gareggiano nell'arco di 3 serate per ricevere un premio in denaro che è stato raccolto tra gli esercenti di Nolo. E questo è l'ossatura, come un vero e proprio festival canoro che si rispetti, diciamo. All'interno di questo succedono una serie di cose abbastanza folli e surreali, tra le quali posso già annunciarla, insomma, con grande orgoglio, che nella seconda serata verrà Sala, salirà sul palco Sala, il Ah, nostro sindaco, e cosa questo fa? D sancisce, dopo aver diciamo. parlato con Mahmood si dà la musica anche Sala? Capito? Capito? E ha capito che lì a Nolo si fa la vera musica. E Ok. quindi avremo il piacere e l'onore, insomma, di avere il nostro sindaco sul palco, che ricordiamo è all'interno di un piccolo cinema teatro parrocchiale che ha comunque una fama molto cool perché è il Beltrade, che ha una programmazione molto interessante cinematograficamente parlando, però appunto, rimane un contesto speciale. E avremo il piacere di avere il sindaco tra di noi e insieme a lui ci saranno anche ospiti internazionali perché già dall'anno scorso abbiamo avuto questo guizzo, questa idea un po' folle di chiamare dei personaggi che abbiamo chiamato super ospiti internazionali, che sono cantanti famosi della musica italiana, che varcano i confini di Nolo per entrare nella nostra roccaforte, pur abitando in quartieri come Porta Venezia. Lo scorso anno è venuta Risa, che appunto abita in quella zona, è venuto Francesco Mandelli e Federico Russo, che fanno residenza in Città Sud. Insomma, quindi abbiamo i super ospiti internazionali che arrivano da altri quartieri per noi, sono già super ospiti internazionali. Quelli di Invece, quest'anno non tornando alla possiamo gara, ancora dirmeli, però. Lorenzo, tornando Cosa? alla gara, diciamo, proprio al festival in sé, Sì. quanti saranno i cantanti in gara? Allora, sono 10 la prima sera, ne passano 5 alla finale, 10 alla seconda sera, ne passano sempre 5 alla finale, tramite 2 giurie che sono la popolare e la tecnica. Però c'è un altro elemento abbastanza surreale, che è una terza giuria che ha il potere di ripescare chi vuole e mandarlo in finale a suo piacimento, che è la lobby gay, espressione chiara e netta del potere reale di questo momento storico, di cui siamo ovviamente felicissimi e prendiamo È in un po' giro, come diciamo. Borghese, può ribaltare completamente il risultato la lobby gay. Può completamente ribaltare il risultato, sì. Perfetto, allora Questo è Lorenzo, giusto. adesso ti salutiamo, grazie mille, ricordaci però gli appuntamenti, per darci tutte le coordinate e gli orari del caso. Ti do tutte le coordinate. Tra l'altro, perché non ci bastava, abbiamo proprio fatto una San Nolo Week quest'anno, dove succede di tutto per una settimana. Fammi dire soltanto una cosa molto bella, che è l'obiettivo sociale reale di questa iniziativa, perché alla fine tutti i soldi che riusciremo a raccogliere con gli introiti, con gli investimenti, tutto quanto, andranno ad uno scopo molto importante, che è togliere la plastica dal quartiere e daremo una fornitura a tutti gli esercenti di plastica e vettovaglie biodegradabili. Quindi l'intento principale non è solo il cazzeggio, ma c'è anche questo che secondo noi è molto importante. Gli appuntamenti con il festival sono mercoledì 27 la prima, giovedì 28 la seconda e venerdì 29 la terza. Per chi volesse proprio fare la botta, il sabato 30 siamo a Zeliche con un galà di questa cosa. Insomma, una settimana davvero di grande spettacolo, verrebbe da dire a questo punto. Quindi, a Nolo, io Lorenzo ti ringrazio tantissimo, complimenti a tutti quanti, so che insomma siete una grande squadra.
grazie a voi per supportarci. Grazie mille, allora ci vediamo con Lorenzo e tutti gli amici di Sannolo, appunto, da lunedì con la settimana e da mercoledì con il festival. Grazie mille Lorenzo. Ciao, buona giornata, ciao ciao. Insomma, ve lo diciamo, questa è una puntata speciale, una puntata in cui vi parliamo di quello che succede. Insomma, Sannolo l'avete visto, possiamo vedere anche qualche immagine mentre intanto aspettiamo di collegarci con il prossimo ospite. Le foto, ad esempio, della scorsa edizione, cioè per farvi capire quello che è la l'importanza. So che vedo le immagini in preview, non le vedo in programma, aspetto che vadano in eccole qua le foto, mi fanno diventare come Mentana, poi dopo mi prendono in giro i miei collaboratori. Le foto appunto della scorsa edizione, tantissimi cantanti in gara, tantissime provenienti da tutta la parte d'Italia e tanti anche, vedete, ecco, il pubblico che accorre al seppur piccolino, ma insomma tosto, cinema Beltrade per le tre serate del festival. Un festival appunto che vi ricordiamo andrà in scena il 26, il 27 e il 28 marzo al Cinema Beltrade a Nolo. So che i biglietti sono quasi tutti andati via, ma insomma si possono trovare, si possono ancora trovare, o comunque andate lo stesso, perché è tutto quello che c'è intorno a Sannolo che è divertente e vi farà passare davvero delle serate in grande compagnia. Adesso cambiamo argomento, passiamo invece a un altro evento che avverrà nei prossimi giorni, stiamo parlando di venerdì, un evento che vede tra gli organizzatori, anzi l'organizzatore, una onlus molto vicina a Milano News, perché è stata anche vincitrice di un Milano Storytelling Awards nello passato novembre come miglior associazione di volontariato. Io credo che, se la regia mi dà conferma, abbiamo in collegamento telefonico il nostro ospite. Sì, ok. E allora ci colleghiamo immediatamente con Simona Pollice di I Sempre Vivi Onlus. Buongiorno Simona. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille di essere in collegamento con noi. Insomma, grazie, oggi appunto a voi. Stiamo raccontando un po' quello che succede in questi giorni a Milano. Siamo passati da una parte più scherzosa appunto del Festival di Sannolo, un festival musicale semiserio, e invece adesso parliamo di qualcosa di davvero importante, davvero interessante, che è un evento fatto dai Sempre Vivi Onlus. Come dicevo poco fa, i Sempre Vivi sono stati anche vincitori del Milano Storytelling Awards 2018 come miglior associazione di volontariato, praticamente in un plebiscito di voti davvero che ha sconvolto la classifica e vi ha fatto vincere a mani basse questo premio. Siamo ben contenti, ma ricordaci un attimino velocemente che cosa e cosa fa e chi sono i Sempre Vivi Onlus. Allora, noi ci occupiamo di disagio psichico. Siamo un'associazione ormai sul territorio di Milano che operiamo ormai da 15 anni. Abbiamo due centri diurni, uno per adulti e uno per adolescenti, e tre case di accoglienza dove ospitiamo 15 persone affette da questo disturbo. Poi facciamo tanto altro, facciamo vacanze, abbiamo uno sportello psicologico e mensilmente organizziamo eventi proprio per sensibilizzare il pubblico sul tema della salute mentale. E come anticipato appunto venerdì giusto Simona, se non sbaglio, venerdì avete messo in piedi un bellissimo evento, un evento molto importante. Raccontaci di cosa stiamo parlando. Sì, allora abbiamo questo evento, abbiamo invitato questi due personaggi che sono Enzo Bianchi, che è monaco e fondatore della comunità di Bose, e Antonio Guida, che è uno chef pluristellato. E lo scopo dell'evento è mettere a confronto questi due personaggi su una tematica così importante che è la cura del cibo, sia dal punto di vista psicologico che spirituale, e proprio della convivialità, attraverso il gusto di stare insieme attorno a una tavola imbandita con amore e proprio la cura attenta di preparare un piatto per l'altro. Come si può partecipare a questo tipo di manifestazione? Chi può partecipare? A chi è rivolta? È rivolta a tutti, per cui è un pubblico vasto, per cui non c'è un pubblico particolare, diciamo. E come possiamo fare per appunto
poter partecipare? Allora, l'ingresso è gratuito e si svolgerà questo evento all'Auditorium San Paolo in via Giotto 36. Ci sarà con i due personaggi anche Alberto Chiara, che è un giornalista che farà da moderatore, e siamo certi che sarà una bellissima serata perché proprio si parlerà appunto del gusto di Ok, stare insieme. dicevi appunto ingresso gratuito, c'è bisogno di prenotare, c'è bisogno di iscriversi su qualche sito oppure basta venire? No, Basta venire lì? è molto grande, per Perfetto, ecco, cui ricordaci allora bene l'indirizzo dell'Auditorio San Paolo? l'Auditorio San Paolo è in via Giotto 36, venerdì Perfetto, 22 alle allora ore 21. Simona, io ti ringrazio tantissimo, grazie mille Grazie per a questo voi. brevissimo collegamento, così abbiamo dato comunque risalto e spazio a questa vostra iniziativa, siamo molto contenti di dare spazio sempre ai Sempre Vivi perché insomma se, tutti quei voti sicuramente Grazie. ve li siete meritati e quindi ben venga poter parlare di qualcuno che a Milano fa quello che fate voi e lo fa anche bene, quindi siamo ben contenti di darvi spazio. Grazie, grazie. A venerdì allora. A venerdì allora, a venerdì sera, venerdì appunto 22 marzo, i Sempre Vivi Onlus, comunque trovate poi nella nostra diretta tutte le varie indicazioni per seguire i vari eventi di cui stiamo parlando in questa diretta. Grazie mille a Simona Pollice Grazie. dei Sempre Vive. Grazie, buongiorno. Grazie mille. Insomma, questi sono due, solamente due degli eventi di cui oggi vi abbiamo voluto raccontare, vi abbiamo voluto parlare, ma insomma Milano è sempre ben piena di eventi, ce ne sono tanti altri, potete sempre seguire il nostro sito internet milanonews.it, spesso e volentieri trovate gli articoli che vi raccontano un po' quello che si può fare nelle sere, nei pomeriggi, nei weekend milanesi. Io davvero vi ringrazio tantissimo per averci seguito, vi do appuntamento come sempre a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano alle 12.30, sempre qui in diretta su Milano News. Grazie mille, arrivederci, a presto.